Salve a tutti ragazzi, come sempre il vostro Ara, benvenuti a questa nuova Retro Review. Sigla! E come avevo promesso la scorsa settimana, oggi abbiamo tra noi il Megazord G1 della serie Mighty Morphin Power Ranger, ovvero il primo uscito. Eccoci qua con tutti gli Zord smontati di ogni Power Ranger. Vedete, sono abbastanza ingombranti già così. Comunque, andiamo a vedere subito gli Zord uno per uno. Abbiamo il primo Zord, ovvero lo pterodattilo del Power Ranger rosa, che comunque è dotato anche di questi cannoni che io non avevo idea che potessero mettersi qui. Eccoli qua, e sono anche un pezzo rarissimo di Megazord, e appunto fare da piedi a questo pterodattilo robotico. Eccolo qua, e ci mettiamo sopra naturalmente il nostro Power Ranger rosa. Se vi siete persi la recensione di questi piccoli Power Ranger Mega Bloks, ve la lascio comunque qui in video adesso. Cliccate sul link adesso se volete vederla. Eccoci qua appunto con il pterodattilo, con il nostro Power Ranger rosa sopra, che secondo me ci sta proprio a pennello. Comunque andiamo a vedere gli altri Zord, mettiamo questo da parte. Vediamo ora il Mammut, eccolo qua, lo Zord del Power Ranger nero, eccolo qua con le M di Megazord o anche di Mammut sulle spalle. Con le sue zanne belle argentate, la proboscide. Questo pezzo farà da scudo al Megazord, e quest'altro nero invece farà da braccia, mentre invece il pterodattilo sarà il petto appunto del nostro Megazord. E comunque prendiamo anche qui il nostro fantastico Power Ranger nero Megablox e lo mettiamo qui proprio sopra il suo Zord. Spettacolare. Mettiamo da parte anche questo Zord. Abbiamo visto, comunque non c'è molto da vedere ragazzi, perché non è articolato, ci sono queste piccole articolazioni qui alle gambe, ma niente di che, il resto è tutto immobile, è bello, un bel blocco di plastica nero e grigio. Comunque qui sono tutti adesivi naturalmente. Andiamo avanti, abbiamo un altro Zord, quello del Power Ranger giallo, cioè la tigre dai denti a sciabola. Eccola qua, ecco qui i suoi denti a sciabola appunto argentati. Forse uno dei miei Zord preferiti, anche perché è uno dei miei animali preferiti, la tigre. È davvero molto figo, vedete, ci sono queste zampe comunque, con, vedete, queste piccole rotelle. E poi qui c'è questo coda cannone, diciamo, che può essere posizionata sia così per fare appunto da cannone, oppure così per fare appunto da coda. Qui ci sono vari adesivi comunque. E ovviamente posizioniamogli sopra il Power Ranger giallo, sempre Megablox. Fantastico, anche questo ci sta davvero bene. Mettiamo da parte anche questo Zord, il mio spazio circostante inizia a finire. Veniamo ora comunque al Power Ranger blu e al suo Triceratopo, con questa coda, vedete, con questi cannoni argentati. Togliamo di mezzo il T-Rex, altrimenti mette a fuoco il T-Rex e non la finiamo più. Eccoci qua, abbiamo il Triceratopo con la coda con i cannoni argentati, che è pieghevole, tutto blu naturalmente, occhi rossi sempre adesivi. Qui è un altro adesivo anche qui. Questo qui non ha zampe, ma vedete, ha questi cigoli proprio con le rotelle appunto per rotellare. Per il resto abbiamo questo corno, vedete, che si può togliere ed è un pezzo molto perdibile, diciamo così. E appunto manca un corno a questo Megazord. Questo secondo corno che vedete l'ho ricreato io, ho fatto in epoxy sculpt, l'ho ricoperto di carta stagnola, l'alluminio, quello lì per il cibo, e invece questa parte interna, sempre scolpita da me, più o meno simile a questa, l'ho dipinta di argento perché era impossibile da ricoprire con l'alluminio questa parte interna. E devo dire che comunque ha una prima vista forse qualcuno potrebbe non accorgersi, poi naturalmente se si vede da vicino si vede che comunque non è proprio quello originale. Ho cercato anche di dare, vedete, questi segni che ha con tutto lo sculpt, però comunque ci ho provato. E quindi questo è il Power Ranger, è lo Zord Triceratopo del Power Ranger blu, e abbiamo il nostro Power Ranger blu sopra di esso, come al solito molto figo. Viva i Power Ranger della Megablox. E comunque ragazzi, è arrivato il momento naturalmente di montare il nostro Megazord, e partiamo proprio da questo Triceratopo, che appunto diventa la gamba. Eccoci qua, diventa una gamba. Poi prendiamo l'altra gamba, che è naturalmente la tigre dei denti a sciabola. Naturalmente si portano le zampe qui davanti con questi scatti, si alza anche la testa e si portano i denti, vedete,
sopra, perché sennò appunto non riesce a appoggiarsi, e poi abbiamo questa coda che si ripiega così e le gambe si ripiegano internamente, vedete, in questi spazi vuoti, ed eccoci qua con le due gambe del Megazord. Poi prendiamo il Mammut, togliamo questo che appunto diventa lo scudo del Megazord grazie anche a questo perno, altro pezzo perdibilissimo insieme alle zampe e la proboscide. Lasciamo perdere i prezzi che hanno questi pezzi singoli su eBay, perché sono ridicoli, costano forse più i pezzi dell'intero Megazord senza i pezzi. Comunque, torniamo al Mammut, si aprono appunto le braccia. Ovviamente sto facendo la trasformazione in diretta perché ci vuole davvero poco, ragazzi, non c'era bisogno di fare niente velocizzato. Dicevo, vedete, si girano queste zampe, diventano i pugni del nostro Megazord, ha i pugni nelle mani e si aprono le spalline. Eccoci qua con appunto le braccia e la schiena del nostro Megazord. Su questa schiena si attaccano i famigerati cannoncini, altri pezzi rarissimi, costosissimi su eBay. Fortunatamente io li ho. Un saluto a Mondo Paolo. Comunque, questa è la schiena del Megazord. Poi naturalmente, vabbè, l'opterodattilo diventa il petto, eccolo qua, si abbassa la testa, si mette all'interno, si ripiegano le ali e questo è il petto, semplicissimo. E poi abbiamo naturalmente il nostro T-Rex del Power Ranger rosso, che nasconde la testa del T-Rex all'interno del petto e fa vedere la testa del Megazord. Finalmente le zampine si ritraggono in questo modo, le zampe, vedete, si chiudono in questo modo, si mettono in questo modo, vedete, qui ci sono gli agganci per le nuove gambe, e la coda si mette dietro in questo modo. Non adesso, perché prima bisogna montare appunto queste braccia qui sulla schiena. Ora si chiude. Perfetto, inizia già a non entrare più nell'inquadratura. Quando sarà completo dovrò mettere la videocamera in Burundi per farlo entrare tutto. Comunque, per quello che posso farvi vedere adesso, lo faccio. Si monta appunto il petto, vedete qui con questi agganci. Eccoci qua, perfetto, tutto si incastra alla perfezione senza il minimo sforzo. E quindi questo, vedete, è il corpo del Megazord. Ovviamente abbiamo anche come accessorio, prima di andare a montare alle gambe, abbiamo la famigerata spada di Megazord, vedete, argentata. La mia è un po' rovinata, ma è già un miracolo averla trovata. Altro accessorio perdibilissimo, poi lo scudo. Comunque, ora andrò a montare il Megazord sulle gambe. Naturalmente adesso non entra più nell'inquadratura, ora sistemerò un attimo e ve lo faccio vedere intero. Ed eccoci qua, ragazzi, con il nostro poderoso e altissimo Megazord in forma robotica completa, appunto. Scusate se c'è qualche tremolio, ma sto con la telecamera a braccio, appunto a mano, perché era l'unico modo di farvelo vedere tutto intero. È alto ben 29 cm, lo paragoniamo un attimo, vedete, a Goku SH Figures. Eccoci qua, guardate, è enorme, è il doppio, più del doppio del nostro Goku. Andiamola a vedere un attimo nel dettaglio. Come vedete, ho posizionato tutti i Power Ranger sopra di esso. Eccolo qui, il rosso, il rosa lì, il giallo, il nero e il blu. Comunque, vediamolo più nel dettaglio, ragazzi, è davvero fighissimo. Lo scudo non dovrebbe essere posizionato proprio in questo modo. Ora togliamo il nostro Power Ranger nero, togliamoli tutti prima che cadano. Ecco, appunto, io debba bestemmiare in diretta. Comunque, eccoci qua, togliamoli. Perfetto, allora, dicevo, lo scudo, questo è il modo che ho scelto io di posizionarlo. Non so se sia regolamentare, previsto da qualche istruzione, ma a me piace più così. Comunque, diciamo, il modo corretto sarebbe di toglierlo appunto da qui. Come vedete, l'ho posizionato inserendo questo perno, vedete qui, nel buco che c'è sotto la zampa del Mammut. Comunque, dicevo, il modo regolare sarebbe inserire appunto naturalmente il perno nella mano del nostro Megazord, ed eccolo qui che impugna lo scudo. Come vedete, però, è un po', forse un po' impacciato, però così forse è un po' meglio. Eccolo qua. Ovviamente, come vedete, è articolato, impugna la spada nell'altra mano, eccola qua, e le gambe hanno articolazione, vedete, ecco, faccio il mio meglio con una mano sola, si può muovere in avanti e anche indietro. Non abbiamo naturalmente nessun piegamento qui al ginocchio, vabbè, abbiamo volendo il piegamento qui al piede, ma semplicemente per la trasformazione. Poi nient'altro, a parte appunto le braccia, la testa è anche fissa, quindi questo è il Megazord. Vediamolo anche magari di profilo, eccolo qua.
vediamolo anche da dietro con i suoi bei cannoncini. Di nuovo un saluto al mitico Mondo Paolo. Eccole qua, lo saluto perché mi ricordo che a lui mancano, se non sbaglio, questi cannoncini, e quindi adesso starà rosicando. Qui è l'altro profilo, vedete, con gli adesivi del T-Rex che si vedono. E quindi questo è il nostro Megazord, ma so bene che non è finita qui, perché Megazord, questo Megazord ha un'altra forma, cioè la forma Tank, che per me è del tutto inutile, però comunque per completezza vi faccio vedere, comunque ve la faccio vedere tra un secondo, non c'è bisogno di vedere il montaggio perché è anche abbastanza lungo. Ed eccoci tornati con questa Tank Mode, che non sarebbe altro che questo stranissimo carro armato formato da questo ammasso di Zord, vedete qui con i cannoni sulla parte frontale, il dotterodattilo posato lì che non ha nessun senso, però comunque è comunque rappresentativa, perché appunto nella serie il Megazord arrivava in questo modo con la canzoncina na 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 go go Power Ranger, e praticamente si alzava in piedi e si trasformava man mano da questo ammasso informe di Zord e diventava appunto il Megazord che avete visto prima. Comunque questo è anche il motivo per cui ci sono le rotelle sotto questo Zord del Power Ranger giallo, appunto per farlo, diciamo, camminare anche in questo modo. Che cigolio che fanno le ruote un po' vecchiotte. Comunque questo è il Megazord anche nella Tank Form. Comunque ragazzi, la recensione per oggi finisce qui. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo Megazord con un commento qui sotto. Fatemi sapere se qualcuno di voi ce l'ha. Naturalmente, per precisare, questa, come ho detto all'inizio, è la versione G1, cioè la prima versione. Non è la nuova versione Legacy, che ha anche delle parti in metallo, è un po' meno giocattolosa. Però ragazzi, io ho preferito questa, sia per un motivo di costi, ma non tanto per quello, perché comprare la nuova versione non mi avrebbe portato nessun ricordo, diciamo. Avere questo invece proprio mi ricorda proprio quello di quando ero piccolo, perché è proprio lo stesso che avevo, e quindi ragazzi è tutta un'altra cosa secondo me avere questo al posto del Legacy. Naturalmente qualcuno, qualche collezionista che non se ne frega nulla di questo fattore ricordo nostalgico, ovviamente fa meglio a prendere il Legacy perché è naturalmente migliore. Comunque, dicevo, fatemi sapere cosa ne pensate di questo Megazord con un commento qui sotto. Lasciate naturalmente un mi piace se il video vi è piaciuto, se vi ho fatto tornare piccoli con questo video, e appunto condividetelo per far tornare bambini qualche altro vostro amico magari, e soprattutto fatemi sapere se volete anche la recensione del Dragonzord, lasciatemelo scritto qui sotto in descrizione, se volete arriva la prossima settimana appunto. Noi ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao da Ara e dal Megazord Tank Mode.